In politica estera l'Unione Europea non esiste, sarà un gigante economico, pur un po' traballante, però in politica estera è di fatto un nano, inesistente. E anche la figura di Josep Borrell, lo spagnolo che ha sostituito la non dimenticata esperienza traumatica di Federica Mogherini, non ha sicuramente contribuito a migliorarlo. In questa puntata dello Schiacciasassi parliamo di politica estera europea e delle sue conseguenze nel conflitto ucraino-russo. A tra poco. Cari amici vicini e lontani, bentornati a una nuova puntata dello Schiacciasassi da parte di Stefano Elena. Come abbiamo detto, nonostante che la politica estera dell'Unione Europea sia una realtà sulla carta da ormai almeno un decennio, sia l'italiana Federica Mogherini che adesso l'attuale spagnolo Josep Borrell sono praticamente degni da un encefalogramma piatto. L'Unione Europea in campo di politica estera non esiste e se l'Unione Europea fa della politica estera, questa viene fatta sempre a vantaggio dei principali stati dell'Unione Europea, la Francia in particolare, la Germania più sottotono, l'Italia certe volte quando ha qualche guizzo di intelligenza. Però, di fatto, una politica estera unitaria che rappresenti l'Unione Europea nel suo complesso, al di là dell'esperienza di facciata dei vari Mr. PESC, che sono nominati come alto rappresentante della politica estera europea, di fatto questo non esiste. E non esiste a maggior ragione anche dal fatto che l'Unione Europea, vuoi per il fatto che l'attuale presidente Ursula von der Leyen, nemmeno lei è una cima, tant'è vero che la sua nomina si deve a una spintarella da parte dell'indimenticata Mutti tedesca, la Frau Merkel, che l'aveva nominata come suo ex ministro della difesa, proprio in quell'incarico lì, un po' per togliersela anche dalle scatole. E si è visto che von der Leyen non è sicuramente quello che sarebbe lecito aspettarsi da un presidente della Commissione europea, anzi, è decisamente sotto le aspettative. E tutte le varie, tra virgolette, smacchi che sta subendo a livello internazionale, soprattutto quando ci sono incontri nell'area araba, lo dimostrano chiaramente. Lei, vuoi perché è donna, vuoi perché è quello che è, viene semplicemente ignorata. Complice anche una figura un pochettino così scherzosa del Presidente del Consiglio europeo, quel Charles Michel, che non fa nulla per portare a suo vantaggio la figura del Presidente della Commissione europea. Ma detto questo, torniamo alla politica estera Unione europea. Se l'Unione europea fosse veramente coesa, avesse veramente degli interessi e di rappresentare se stessa e non quella di essere solamente una sommatoria di interessi spesso e volentieri tra loro contrastanti, si sarebbe data, oltre all'Unione monetaria, che tutto sommato funziona, anche una politica estera unitaria degna di questo nome, perché la politica economica senza un degno accompagnamento di quello che sono la rappresentanza dei propri interessi geopolitici al giorno d'oggi non fa nulla. E lo vediamo anche in queste ore qua, dove la Russia ha invaso gran parte dell'Ucraina e si è avviato quel conflitto che era latente ormai da mesi. Ebbene, in tutto questo periodo, e sappiamo che da quando c'è stata la prima invasione della Crimea 7 anni fa, l'Unione Europea è stata buona solamente di fare delle sanzioni che sono costate al solo sistema economico italiano una bellezza di circa 1,5 miliardi di mancate esportazioni e nulla più. Non è stato capace di far revocare assolutamente, di far fare una marcia indietro al gigante militare russo che però, ricordiamocelo, è un nanerottolo economico, per questa è la realtà di fatto. E bisogna appunto mettere qualche puntino su lì che se ci avessimo avuto come Unione Europea una politica estera degna di un continente di 400 milioni di abitanti che crea una gran parte del PIL a livello globale, avremmo potuto essere sicuramente più capaci di influenzare certi comportamenti, non fosse altro che noi siamo come Europa tra i maggiori acquirenti delle risorse minerarie ed energetiche che la Russia esporta e che la Russia ha estremamente bisogno di vendere per poter alimentare il proprio bilancio pubblico. Ebbene, tutte queste cose qua l'Unione Europea non è stata capace di farlo. E adesso che la Russia ha dimostrato quello che molti dicono il suo vero volto, però forse che difende i propri interessi, perché non dimentichiamoci che quando è caduta la barriera della cortina di ferro, con la crisi dell'impero russo ai tempi di Gorbaciov, c'era stato un impegno
a parole, non scritto sulla carta, per cui la NATO non si sarebbe espansa verso est, cosa che invece ha fatto rimangiandosi i suoi impegni. E la Russia, che ambisce sempre ad essere una potenza militare a livello globale, trovarsi gli avversari, i concorrenti della NATO proprio a ridosso dei propri confini, questa è una cosa che non è mai riuscita a digerire. E come tale ha incominciato prima latamente e adesso con la forza a reagire. E da questo punto di vista, forse Putin non ha neanche tutti i torti. L'Unione Europea, la NATO, gli Stati Uniti hanno cercato di approfittare della debolezza della Russia, cercando di allargare la propria sfera di influenza, dimenticando però il fatto che tra Russia e Stati Uniti in mezzo c'è l'Europa. E l'Europa non ha sicuramente difeso in maniera compiuta e concreta quelli che possono essere i propri interessi, sia dal punto di vista politici, sia dal punto di vista soprattutto economici. Si potrebbe invertire questa tendenza? Forse sì, forse no. Certo che molto dipende anche dallo spessore delle persone che sono chiamate a fare le veci dell'ambasciatore, dell'esponente della politica estera. Fintanto che mettiamo a fare i massimi rappresentanti delle istituzioni comunitarie, personaggi di secondo o terzo livello politico, mi verrebbe da dire le scartine, utilizzando una metafora del gioco delle carte. Beh, c'è ben poco da fare e lo vediamo anche a quello che è capitato per l'ennesima volta a Luigi Di Maio, che non pago dei disastri che ha fatto da ministro del lavoro e del ministro dello sviluppo economico, adesso si ripete paro paro alla guida del ministero degli esteri, che pur non sapendo le lingue, pur non sapendo quella che è la geografia e soprattutto la geopolitica, si becca anche una intemerata e clamorosa lavata di capo da parte del principale esponente della politica estera russa, quel Sergei Lavrov, che da 25 anni interpreta la diplomazia russa e quindi è un uomo di mondo che conosce benissimo i suoi polli, a differenza del rappresentante italiano. Si è preso addirittura il lusso di fare una lezione di diplomazia al nostro partenopeo, al nostro rappresentante degli esteri partenopeo, dicendo che la diplomazia, leggo testualmente dalle agenzie, che la diplomazia è stata inventata per risolvere situazioni di conflitto e per alleviare le tensioni e non per fare viaggi vuoti in giro per i paesi e assaggiare piatti esotici e ricevimenti di gala. Boom! Probabilmente il nostro caro Gigino nazionale credeva di andare a fare in Russia non tanto l'ambasciatore e rappresentare degli interessi italiani, ma forse per cercare di fare un conflitto tra il caviale del Donbass e quello del Calvisano, altra eccellenza che nel tempo ha superato il caviale originale made in Russia. Cari amici vicini e lontani, anche questa puntata dello Schiacciasassi giunge al termine. Vi ricordo di darci una mano a tenere alta questa voce libera, indipendente, autorevole e soprattutto fuori dal coro. Intanto, da parte di Stefano Vedeno, un saluto e arrivederci alla prossima puntata. Ciao!